Ciao ragazzi, come state? Eccoci con un nuovo video sui Pupsi e Sparkly Critters. Anche questo l'ho preso da un negozio qui ovviamente in Italia, quindi non su The Toy Shop. L'ho pagato 19,90€. Ero indecisa, lo prendo, fino a detto, ma sì, non ho trovato nient'altro, lo prendiamo. Alla fine è così. Non ho trovato ancora in Italia i Pupsi Cutie Tutti. Insomma, quelli piccolini, quindi quelli probabilmente li prenderò da The Toy Shop. Non so come mai siano usciti questi più grandi e quelli piccoli ancora no, a meno io qua in negozi vicino a me non li ho trovati. Fatemi sapere se in qualche vostro negozio della vostra zona sono arrivati. Vi ricordo che ho già trovato l'ultra raro e il raro orsacchiotto. Raro che poi alla fine non è raro perché a quanto pare tutti ce l'hanno questo orsacchiotto, mentre questo è già più difficile ed è adorabile. Sono veramente molto molto carini. Quindi allora mettiamo in parte questi e vediamo chi troverò, sperando non in un doppione, specialmente l'orso. Quindi andiamo di apertura facilitata, che come sempre non funziona, ma perché dovrebbe? Mi chiedo perché la fanno, si spacca proprio. Ok, partiamo da qui. Allora, vediamo subito da questa inquadratura qui, che non è uno degli ultra rari, perché gli ultra rari hanno tre bustine. Oltre all'Unicorn Magic e l'Unicorn Shimmer, almeno l'unicorno aveva anche il Sparkly. Quindi questo deve essere uno dei rari o comuni, insomma. Qui abbiamo, apriamo man mano così. Il cucchiaino, che questa volta è perfetto, per fortuna. Io adoro questo cucchiaino. E poi il pacchettino di patatine per mettere lo slime una volta che l'abbiamo finito. Secondo me sarebbe stato carino se questo fosse stato differente anche per ogni bag. L'avete trovato un attimino più simpatica come cosa? Anzi no, scusate, forse perché il primo l'avevo trovato così, però quello scorso era così, quindi sì, effettivamente sono diversi. Questo era quello dell'unicorno, guardate che bello, stupendo, favoloso, bellissimo. Ok, andiamo avanti. Poi, qui abbiamo la siringhetta, la nostra bottiglia. E cos'è? No ragazzi, no. Se non ricordo male, è proprio, non ce l'ho qua, dove l'ho messa? Dovrebbe essere da un'altra parte. E la birra deve essere quella dell'orso. Quindi ho trovato un altro orso, mannaggia. Qua abbiamo, beh, checklist. Scopriamo. Sento delle orecchie, ragazzi. Ed ecco qua l'orso. No, tristezza assoluta. E niente ragazzi, caspiterina. Mi ero preparata anche l'acqua oggi, guardate che brava che ero stata. Quindi vabbè ragazzi, non ha senso che faccio lo slime, quindi lo terrò così. Spero di riuscire a scambiarlo, ma ho i miei dubbi perché vedo che anche sul gruppo di Facebook tanti ce l'hanno già e non lo scambiano. E quindi per il momento penso che lo terrò
in parte, in modo tale che se compro altri pupsi non trovo un altro doppione che ho scambiato, sarebbe un po' ridicolo, quindi aspetto un attimino. Mannaggia, che peccato, veramente sapevo che dovevo prenderne un altro, non il primo, mannaggia. E vabbè ragazzi, che dire, quindi niente, è inutile anche che continuo questo video perché appunto non faccio lo slime, perché appunto l'avete già visto nello scorso video, vi lascio comunque giù in descrizione il link. Che dire, comunque è sempre bellissimo l'orso, però averlo doppio è veramente un peccato. Quindi niente ragazzi, veramente ci sono rimasta malissimo, malissimo, malissimo. Penso che la carissima Nese dirà, ecco, è successo anche a te. A lei mi pare che abbia trovato l'orso 3 volte, dato la saluto, ciao carissima. E niente, spero di riuscire a scambiarlo con qualcuno o eventualmente magari lo posso mettere in un prossimo giveaway. Quindi potrebbe essere per uno di voi. Bene ragazzi, quindi per questo video è tutto. Non posso dire nient'altro perché alla fine, che dire, niente. Io vi saluto, grazie di seguirmi. Vi ricordo che giù in descrizione troverete ovviamente i link per acquistarli da Amazon o anche vi metto comunque su The Toy Shop, e anche i link dei miei social, quindi Twitter, Instagram, Facebook e Tumblr. Vi ricordo anche che qui in basso a destra trovate una campanellina, cliccandola venite avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video, così non ne perdete nessuno. Io vi saluto, vi ringrazio, un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!